Exact, c'est une première pour nous, puisque nous sommes présents dans une quarantaine de pays dans le monde, mais nous ne sommes pas présents en Italie. Donc nous sommes très heureux de cette ouverture aujourd'hui avec de très bons partenaires italiens. Non si era presente fino adesso in Italia, siamo molto contenti di esserci. Abbiamo scelto questo partenariato di Tallegno che ci pare dei personaggi molto molto seri e siamo molto molto contenti di essere presenti con loro. La raison est simple, nous n'avons pas choisi la localité, c'est-à-dire l'endroit physique, mais nous avons choisi la structure d'une entreprise familiale compétente qui pour nous, nous sommes très fiers qu'elle représente notre marque en Italie. Mais nous aurons l'occasion de nous développer dans d'autres régions plus tard. Ovviamente abbiamo scelto questa regione legata anche alle persone della proprietà Legno. La famiglia Figaroli in anteprima hanno subito sposato il nostro progetto e ovviamente non è l'ultimo negozio che faremo nella zona, rispettivamente in Italia. L'obiettivo e il traguardo è di ampliare la nostra presenza sul territorio italiano. Je dirais que tous les pays européens ont une tradition de fabricants, comme en France et autres. Les Italiens vendent bien leurs produits en France, les Allemands vendent bien leurs produits dans d'autres pays aussi. Nous ne cherchons pas à faire 20% du marché, mais je dirais que notre originalité a sa place, même dans une concurrence assez forte. Ovviamente la diversificazione dei nostri prodotti ci permette di essere un po' differenti della produzione che si trova in Italia. Fra l'altro anche l'italiano è presente in Francia. Noi abbiamo preso redine per entrare su questo mercato. Cercheremo passi piccoli e sani e seri di sviluppare il territorio. L'Italia ha una cultura du meuble contemporain, certainement parmi la più développée en Europe. Il suffit de voir le Salon de Milan. Mais la concurrence ne nous fait pas peur. Encore une fois, nous avons comme objectif de commencer avec de bons partenaires pour nous permettre de nous développer dans les 10 ans qui viennent normalement. Ovviamente, la produzione italiana è molto preparata, il design è riconosciuto a livello mondiale. Nonché, noi siamo venuti in Italia con la nostra produzione, con il nostro savoir-faire. Sperando di fare con piccoli passi arrivare a dei obiettivi nei prossimi 10 anni che possono far in sì che Gautier abbia un renome anche in Italia. Allora, in questo punto vendita della Gautier presso l'azienda qui Legno, che avrete già avuto modo di sapere che è il primo in Italia, troviamo tutta una serie di arredamenti, fatta esclusione se vogliamo dell'arredo cucine e arredo bagno, peraltro ambienti molto specifici, molto particolari. Questo vuol dire che qui possiamo trovare dal salotto al soggiorno, alla camera matrimoniale o per adulti, insomma, e alla cameretta per bimbi e anche un po' meno bimbi. Poi ci sono delle caratteristiche ben precise di queste linee di mobili che la contraddistinguono, secondo me, da tutta l'altra produzione di mobili che si può trovare normalmente.